Cortile interno di Palazzo Widmann a Bolzano. La sede del governo provinciale è stata la cornice per la cerimonia di premiazione dei migliori studenti altoatesini che hanno superato l'esame di maturità con il massimo dei voti. Alla presenza dei tre assessori alla scuola e dei vertici delle varie sovrintendenze, sono stati consegnati gli attestati che riconoscono l'impegno degli studenti. Il presidente della provincia di Bolzano ha voluto sottolineare l'importanza delle eccellenze nelle nuove generazioni, loro che rappresentano il futuro di questa terra. Aver potuto premiare tante eccellenze quest'anno è un buon segno per il nostro sistema scolastico, però soprattutto per il futuro della nostra terra, perché il futuro appartiene ai giovani. Adesso è importante che loro facciano le loro esperienze, sfruttando anche tutte le opportunità che l'Europa Unita ci offre, ma poi la raccomandazione è quella di tornare, perché abbiamo bisogno di forza lavoro qualificata, di giovani che si prendono in mano il mondo. Soddisfazione e tanto entusiasmo per le ragazze e i ragazzi premiati a Palazzo Widmann. Secondo me è giusto riconoscere merito. E al momento studio a Vienna e faccio medicina. Trovo sicuramente positivo il fatto che la provincia ci abbia premiati tutti quanti. È stato un grande onore essere premiati dagli assessori e in presenza anche del presidente della provincia. E per quanto riguarda il mio futuro, io al momento sto studiando informatica alla Libera Università di Bolzano e cosa mi aspetta nella vita lavorativa, insomma, si vedrà. Al momento mi concentro un po' sullo studio. Sono molto soddisfatto di aver raggiunto 100 punti. Adesso studio economia ad Innsbruck e poi vedremo. Tutti e tre gli assessori alla scuola hanno richiamato l'attenzione su quanto sia importante mantenere alto il livello di preparazione delle alunne e alunni della provincia di Bolzano. La scuola altoatesina si conferma un ottimo luogo dove preparare le nuove generazioni. Viviamo in una società complicata dove quello che spesso emerge è la paura di fronte al futuro. Noi invece dobbiamo reagire mettendo in campo energie, passione, competenza, impegno. Proprio per questo oggi ci siamo trovati a premiare i nostri ragazze e ragazze che hanno raggiunto un risultato eccellente e abbiamo detto loro che facciamo gli auguri per il loro futuro, perché quello che diventeranno sarà importante per loro, per la loro vita personale, ma anche per tutta la nostra società. Invitare i ragazzi a viaggiare, fare esperienza all'estero e poi tornare in Alto Adige per dare il loro contributo alla crescita della provincia. Questo è il filo rosso della cerimonia di premiazione. Sì, questo successo che questi giovani hanno ottenuto non è qualcosa di chiaro, di scontato, hanno fatto molto per arrivare a questo punto, ma abbiamo anche sentito oggi che questi giovani ottengono anche risultati nell'ambito extrascolastico, nel sociale, nello sport, eccetera. E dire a questi giovani che abbiamo bisogno di loro per il futuro della nostra provincia, questo è qualcosa di centrale. L'assessore alla scuola ladina, Florian Musner, ha sottolineato il principio di unità del mondo della scuola altoatesina. Diverse le esigenze, diversi i programmi, ma unico l'obiettivo, come all'interno di una grande famiglia, dare un futuro roseo e prosperoso ai giovani di oggi.